Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, ho fatto un post su Instagram per chiedervi la vostra su quali sono i fattori che determinano di più i vostri risultati. Mi avete risposto e oggi parleremo di questo. Questo sarà un video molto molto importante perché vedremo insieme quelli che sono i fattori in assoluto di quello che facciamo proprio all'atto pratico, allenamento, alimentazione, giornata, eccetera, che impattano di più su quelli che sono i nostri risultati finali. Perché anche riguardandomi indietro, questa è una cosa che ho notato e anno dopo anno lo noto, abbiamo sempre la tendenza a dare molta importanza a fattori che magari impattano veramente poco sul risultato finale e sottovalutare l'efficacia di cose che riteniamo un po' troppo scontate che in realtà portano al grosso dell'effetto. Ora, questa è una legge, in realtà, vera, che è la legge di Pareto, che è una legge empirico-sociologica. Che sostanzialmente dice che il 20% delle cause determina l'80% del risultato. Quindi in sostanza soltanto il 20% di quello che facciamo è responsabile dell'80% del nostro risultato finale e l'80% di quello che noi facciamo nel quotidiano per raggiungere l'obiettivo in realtà determina solo il 20% del risultato. Quante volte vi siete resi conto che state dando tanta importanza ad alcuni fattori che poi riconsiderandoli non sono così importanti? Per esempio, il momento in cui vi allenate durante la giornata. Questa è una domanda che mi viene fatta. Ludo, quando mi devo allenare durante la giornata? Perché io mi alleno a quest'ora perché ho visto che quest'ora è più efficace. Ma se mi alleno a quest'ora piuttosto che a quest'altra, eccetera, eccetera. In realtà è un fattore che non è così rilevante. Magari ci poniamo tanta importanza e ci ammazziamo per poterci allenare in quel momento. In realtà quello determina soltanto un piccolo vantaggio nel nostro risultato e diamo meno importanza a un altro fattore come quello di assecondare i nostri ritmi circadiani anche della giornata, allenarci quando ci sentiamo di allenarci o non consideriamo il recupero, oppure diamo tantissima importanza al non mettere 5 grammi in più di olio in un determinato pasto perché poi va a sbilanciare il nostro andamento glicemico nel corso della giornata, quando realmente determina poco, ci dà poco vantaggio. E non che sia sbagliato, però magari diamo meno importanza a un fattore che invece è molto più impattante. Quindi, sostanzialmente in questo video voglio vedere con voi quelli che sono i fattori che più sono importanti, che forse diamo per scontato, che molti di noi danno per scontato a livello di importanza, di impatto sul risultato finale, però sono quelli che aiutano veramente di più. Ora, non voglio fare un ordine gerarchico della serie 1, 2, 3, 4 in ordine. No, secondo me è sbagliato come discorso perché credo che sia più un discorso di coesistenza di questi fattori, cioè ci devono essere tutti, devono essere presenti, hanno un effetto sinergico tra di loro e se uno di questi viene a mancare determina un forte impatto sui nostri risultati in negativo. Quindi ci devono essere tutti parimenti, devono stare là. E sono nello specifico, me li sono appuntati, sono sei fattori che dobbiamo segnarci e quindi li andiamo a vedere, di nuovo non in ordine cronologico. Il primo, e lo sapete che mi piace, quindi permettetemi di metterlo come primo, è l'effort in sala, inteso come intensità, capacità di andare al limite. Ora, che cosa intendo per effort? Non voglio banalmente parlare di raggiungere il cedimento, perché il cedimento, poi lo vedremo, può essere anche semplicemente una concretizzazione dello stimolo. Quello di cui parlo con effort è proprio il discorso, il concetto di spingersi al limite, quindi superare il proprio limite fisico, che questo è quello che si fa in tutti i dannatissimi sport, ragazzi. Si supera il limite, cioè l'uomo, Homo sapiens, fa un'attività sportiva e lo sport ha un senso perché fa vedere quello che l'uomo può fare superando i propri limiti. E questa è la cosa più bella. Quindi, per progredire, per ottenere risultati, dobbiamo superare i nostri limiti. Quindi, di nuovo, non sto parlando soltanto di cedimento, ma logicamente il cedimento ha una grande componente in questo, però potete utilizzare qualsiasi metodi ad alto volume, metodi a basso volume, metodo ad alta densità, metodi a bassa intensità, metodi HIIT, heavy duty, volume training, quello che vi pare. Però dovete portare il vostro corpo in ogni sessione di allenamento a superare un limite preimpostato. Poi ci saranno periodi di scarico, questo e quest'altro, però il concetto è quello di superare costantemente il limite, quindi con il metodo che più preferite. Secondo punto è il sonno. Il sonno lo diamo tanto per scontato, questo lo vedo ancora anche se ci insisto parecchio, perché tante persone mi scrivono: Ludo, ma io, guarda, in realtà se dormo soltanto 5 ore sto comunque riposato, riesco a fare quello che riesco a fare durante la giornata, quindi mi bastano 5 ore. No, non ti bastano 5 ore, mi spiace, però ci sono alcuni soggetti che geneticamente sono predisposti a dormire poco e hanno effettivamente bisogno di poco sonno, ma si tratta di meno dell'1% della popolazione mondiale. Quindi, se a me comunque sui
15.700 follower, quasi 16.000, non lo so, che ho su Instagram, mi arrivano ogni Q&A che faccio, almeno 5-6 persone che mi dicono questa cosa in maniera diversa, capite bene che magari ce n'è uno che c'ha ragione, però gli altri credono di aver bisogno di dormire poco. Il sonno è fondamentale, non ci accorgiamo se stiamo in carenza di sonno, non ce ne accorgiamo realmente, perché quello che iniziamo ad accusare sono dei MUS, dei Medical Unexplained Symptoms, quindi dei sintomi vaghi a specifici che non possono essere ricondotti a qualcosa, però magari iniziamo a semplicemente vivere un po' sottotono, però realmente non diciamo ok, cioè questo è una carenza di sonno, semplicemente siamo un po' sottotono, ormai ci abituiamo a campare sottotono, magari diciamo no, perché sono stressato per il lavoro, per questo e per quest'altro, in realtà sono carenze di sonno. Carenze intese sia in termini quantitativi, di quante ore dormiamo, sia in termini qualitativi, cioè di quanto effettivamente è qualitativo il nostro sonno. Quindi il sonno, secondo punto, ci ho dedicato dei video, andiamolo ad approfondire se non l'avete ancora visti. Terzo punto, lo stress. Questo maledetto, allora, sullo stress anche vedo che c'è la tendenza a sottovalutarlo tantissimo. In fondo sono stressato, però comunque è così che va la vita. Faccio quello che devo fare, ingoio il rospo, poi avrò le ferie, avrò le vacanze, avrò momenti in cui mi rialzerò, magari nel weekend, però generalmente siamo stressati. Il ventunesimo secolo è un secolo dedicato alla depressione, dedicato all'ansia, dedicato allo stress. Tutti questi fenomeni stanno prendendo sempre più piede nei soggetti. E non è normale, non è così che dovremmo vivere. Cioè, che senso ha stare al mondo se la nostra vita, che è una, purtroppo mi spiace darvi questa notizia, però è soltanto una, fermo reincarnazioni o cose di cui purtroppo non abbiamo certezza scientifica, però di base che senso ha viverla sotto stress, uno stress costante, ed è un qualcosa che è così antifisiologico che impatta totalmente su tutto, tutto, qualsiasi cosa della vostra persona ha un impatto negativo quando abbiamo stress, quindi difese immunitarie, capacità di concentrazione, capacità di essere lucidi, capacità di sopravvivere all'ecosistema e sì, anche i vostri risultati da un punto di vista ipertrofico. Quindi lo stress è un qualcosa che dovremmo ridurre. Come ridurlo? Non so darvi una risposta perché dipende dal vostro caso specifico, però sicuramente iniziare ad avere quel piccolo sano egoismo del non contro gli altri, ma in favore degli altri, cioè cercare di fare le cose perché non vi aspettate un qualcosa di contro, ma perché volete voi veramente fare un qualcosa, quindi cercare di capire chi veramente siete, cosa volete veramente fare, toglietevi quella cazzo di maschera e vivete la vostra vita come protagonisti, non come se steste interpretando un personaggio che la società vuole, che le persone che conoscete vogliono, che il vostro environment, il vostro contesto vuole. Tutti noi purtroppo ci passiamo e ci ricaschiamo continuamente nella nostra vita, interpretiamo un personaggio, perché è così che si deve fare, perché queste cose no, sono cose che non si devono far vedere, così no, non devo essere, questo è sbagliato, no, togliete la vostra maschera, vivete alle vostre regole, siate chi dovete essere, questo sicuramente vi toglierà tanto stress, non tutto, questo non posso promettervelo, però intanto iniziate sicuramente a campare meglio. Dopo lo stress c'è, rimanete sintonizzati perché sto leggendo, l'alimentazione, e per alimentazione intendo generalmente il discorso di dare al corpo le calorie necessarie, da un punto di vista i macros minimi necessari, quindi il minimo di proteine necessarie affinché esse vadano ad espletare tutti i loro effetti, che è veramente molto meno di quanto pensiamo, un grammo per chilo di peso corporeo è più che sufficiente quando calcoliamo le pronobili, i grassi, il minimo quantitativo di grassi affinché tutti i grassi riescono ad espletare la loro funzione nel nostro corpo, anche queste non sono così tante, e carboidrati, ovviamente un monte calorico necessario per sostenere una performance che verosimilmente migliorerà nel corso del tempo, quindi un monte calorico che verosimilmente andrà a migliorare, ad aumentare nel corso degli anni, nel corso dei singoli mesocicli, poi faremo dei cut, dei bulk, eccetera, però negli anni verosimilmente avremo bisogno di più calorie, questo è un fenomeno che si rivede tendenzialmente sempre. Per cui questo è quello che vi serve da un punto di vista alimentare, poi sicuramente andare a ripartire diversamente i macros, far conto al timing, eccetera, sono cose importanti, però vengono in secondo piano, perché molti stanno azzeccati col timing perfetto e non mangiano abbastanza carbo, o non mangiano abbastanza grassi, o mangiano troppe proteine, e quindi capite che viene meno il discorso fondamentale, è sempre collegato all'alimentazione, questo è il punto, le persone impazziscono con i macros perfetti eccetera, ma non considerano l'impatto più importante dell'alimentazione, che è quello sulla salute, e qua arriviamo al quinto punto, la salute. Salute intesa a 360 gradi, quindi salute
psichica, e tra un attimo ci arriveremo e vedremo il sesto punto jolly, salute psichica, ma salute fisica. Salute fisica è qualcosa che viene impattato in maniera sicuramente positiva dall'attività in palestra, quindi questo spingerci al limite, cercare di fare il possibile migliorare, viene impattata positiva dal sonno, dallo stress, quindi è tutto collegato, e dall'alimentazione intesa come scelta di fonti sane. Ora, se mangiate ogni tanto sporco, non è una cosa che mi permetto di condannare, perché logicamente se avete un panel ematico perfetto con tutti i valori e tutti i marker che sono in linea, state bene, state in salute, perché, tra parentesi, il panel ematico non è una rappresentazione netta e precisa del vostro status, perché, tra parentesi, il panel ematico non è una rappresentazione netta, precisa e delimitata del vostro status di salute, ma ci sono tante altre cose che da un panel non potete vedere. Però, dicevo, se state in salute, non è sicuramente la scelta di andare a mangiare un po' di junk food nel corso della settimana o nel corso dell'anno che crea problematiche, però sicuramente andare a dare molta importanza alla provenienza delle fonti come media è un discorso molto molto importante, e questo discorso è ancora più importante nel caso del bodybuilding enhanced, dove i parametri di salute inevitabilmente vengono compromessi dall'utilizzo di fad, e quindi in questo caso bisogna stare molto molto più attenti anche al discorso della scelta dell'alimentazione e salute a 360 gradi, quindi la cura della salute. E dicevo prima, salute psichica, mi ricollego al sesto punto, e il sesto punto, ragazzi, è l'enjoyability, e qua arriviamo alla conclusione. Se manca l'enjoyability, cioè non vi piace quello che fate, manca tutto. Manca il senso, innanzitutto, di tutto quello che stiamo facendo, manca il risultato, perché non farete le cose come devono essere veramente fatte, e inizia a mancare tutto quanto. Mancherà la compliance con l'alimentazione, non seguirete il piano, non riuscirete ad essere precisi, mancherà l'aspetto della salute, perché non sarete in salute, non sarete felici, mancherà il discorso dello stress, perché sarete pieni pieni di stress, il sonno andrà a farsi compromettere per via dell'aumento dello stress, e non riuscirete a esprimere veramente effort, perché sinceramente, per arrivare a certi livelli di effort dovete veramente avere un certo sadismo innestato nel vostro cervello, vi deve piacere, perché sennò non ci arrivate. Quindi se manca l'enjoyability, manca veramente veramente tutto. Enjoyability che vuol dire non rimango nella mia comfort zone, attenzione, ma rimango e vado a uscire, anzi, dalla mia comfort zone, rimanendo in una sfera di fare quello che mi piace, perché di nuovo sennò manca il senso di tutto. Nessuno ci costringe a fare i bodybuilders, nessuno ci costringe a fare culturismo, lo facciamo perché ci piace, quindi l'enjoyability è alla base. Ragazzi, sembra scontato, ma non lo è, perché quando perdete entusiasmo, quando iniziate a seguire dei piani di allenamento che non vi piacciono, magari lo fate perché il preparatore dice dovete uscire dalla comfort zone, dovete fare quello, però realmente non vi piacciono, inizia a perdere di senso il tutto. Ci caschiamo bene o male tutti. Io, uno dei fattori che sento e ascolto di più nei ragazzi è proprio il feedback a livello di percezione dell'allenamento: mi piace o non mi piace. Se non mi piace, si cambia qualcosa, si cerca di trovare, si cerca di spingere l'atleta fuori dalla comfort zone, di ottenere il risultato, l'obiettivo specifico del mesociclo, secondo degli schemi che gli piacciono, perché è un fattore, ahimè, insomma, fondamentale, e non deve essere sottovalutato. Non siamo macchine, non ragioniamo come tali. Ragazzi, questo è tutto per questo video, qualsiasi riflessione, e voglio sapere anche la vostra per quanto riguarda, secondo voi, i punti fondamentali per il vostro allenamento, qua sotto nei commenti, e noi ci vediamo al prossimo video.